Il progresso non capita mai per caso. È la storia a dargli forma. Noi di Hyundai costruiamo automobili, anno dopo anno, da decenni. Un pezzo dopo l'altro. Abbiamo creato porti dal nulla, con l'acciaio che noi stessi abbiamo forgiato. Ma prima ancora, abbiamo ricostruito il nostro paese, una pietra sopra l'altra, per mano di un uomo guidato dal desiderio di migliorare il mondo. È per questo che oggi siamo qui, per guidare il domani. Continuano a vincere le prime tre della classe nella promozione Girone B e dunque le distanze rimangono immutate. Stilese e Gioiosa vincono entrambe in trasferta, entrambe per 3-0, rispettivamente ad Archi. Questo è il rigore che ha permesso a Martinez di sbloccare la gara al 45esimo del primo tempo, e a Monasterace, e tengono a debita distanza il Brancaleone, vincente anch'esso per 3-0, ma in casa contro la Villese. Chi esce invece ridimensionato da questo turno è sicuramente la Bagnarese e anche il Filogaso, sconfitte entrambe contro il San Giorgio e l'Africo. Pari nel derby ionico tra Ionica Mammola e Melicucco, mentre la copertina della domenica spetta sicuramente allo Sporting Catanzaro Lido, che batte la Ludos Ravagnese, nelle immagini le reti di questo match, la scavalca in classifica e si porta a soli 3 punti dal quarto posto. E alla Rombiolese, che vince la gara contro una delle squadre più in forma del momento, la Gioiese, e in un sol colpo si ritrova terz'ultimo in classifica e con un maggior carico di fiducia in vista delle prossime gare.